Salve. Salve. Luca, per amore di, corri immediatamente qua. Io cosa che la psicologa non la faccio. L'angolo della psicologia non va bene. Buonasera, buonasera, salve amici di Non c'è un euro su. Ancora una volta l'appuntamento consueto con la psicologia, con la nostra dottoressa. Ci ha raggiunto l'insigne. Ci ha raggiunto? Chi? Insigne? Sì. Dov'è? Ha fatto quello e è venuto. Ah, ma quella è curta e malangava. Dottoressa, verrammi subito in appuntamento. Sì. La dottoressa quest'oggi è in vena di scherzi. Dicevo, l'insigne è illustre dottoressa Simona Frode. È qui che aspetta eventuali vostre telefonate. Se volete chiedere dei consigli, dei pareri alla dottoressa Simona Frode, è proprio qui per voi. Nell'angolo sì. Della psicologia, chiedi e vi sarà spiegato. Dottoressa. Salve, sono psicologa, psicoterapeuta, psicanalista, soffrifa capiamore per secondo su verdura. Sono qui per ascoltare i vostri dubbi, le vostre paure, ma soprattutto non dimentichiamoci quello che disse un grande psicologo. Il pericolo nella vita è quello di porsi troppe preoccupazioni, soprattutto se bussano, tu apri. E perché non dobbiamo dimenticarcene? Il bulimo fa sta forabort. Preziosissimo consiglio, carissima dottoressa. Vogliamo parlare degli ultimi casi che magari ha avuto in cura negli ultimi giorni? Sì, guardi, quello che mi viene proprio in mente in questo momento, cari amici da casa, è di un ragazzo bellissimo. Settimana scorsa è venuto nel mio studio un ragazzo meraviglioso, alto, bello, muscoloso, hai tante. Gli dici, si sbottoni, e lui, nel senso che lo conto tutto cosa. No, spunto da calzone e fan press, pasto a rota. Dottoressa! Vabbè, scusi, ma con questa gente non si può. Io sono dottoressa, ma sto agendo a vermi d'occhio e nero. Ma che domande sono? Forza. Vabbè, allora lasciamo stare questo caso, questo esempio di paziente che ho avuto. Però voglio dire una cosa davvero davanti a tutti, che sono davvero felice, emozionata e lusingata di essere qui con voi, mamma che parla. Ma soprattutto con lei, che a differenza dell'altro presentatore è di una cultura, di una perspicacia, di un'intelligenza davvero fuori dal comune. Chissà, tutto scemo, non ci va bene. Dottoressa, sentite che ha detto? No, mi scusi, è che io praticamente sono talmente legata ai miei pazienti che pur di guarirli, come dissi l'altra volta, assorbo completamente tutte le loro patologie. Sì, le assorbo proprio. Per esempio, io i pazienti veramente li adoro. Ma chi se ne fottono i pazienti? Ecco, ecco, questo è un chiarissimo esempio, signori, del morbo di cavaliere mi consenta. Il morbo del cavaliere mi consenta? Sì, praticamente di una persona, diciamo, falsa, bugiarda, di una persona che pensa una cosa e poi ne dice un'altra, più comunemente conosciuta come il morbo Oghiacchie! Dottoressa! E ce l'ha riso! Oghiacchie! E so due, so cavaliere, mi consenta! Basta così, dottoressa, sì. Veniamo subito alla lettera di una nostra carissima telespettatrice. Sì. Ecco, le ha scritto questa lettera, se la vuole leggere, magari può dare un consiglio alla nostra amica da casa. Beh, allora la lettera inizia così: caro Babbo Natale. No, ma chi caro Babbo Natale? Allora, cara dottoressa Frode, sono una donna felicemente sposata, ma negli ultimi tempi mio marito ha la mania di voler fare sesso ogni sera per 6 ore consecutive sul tram. Cosa mi dice? Non ce la faccio più. Beh, dottoressa, che cosa si sente di dire alla nostra telespettatrice? Beh, la prima cosa che mi viene di dire è: qual è un numero tram? Ma come qual è un numero tram? Dottoressa, qua stiamo parlando di una donna che è costretta dal marito ogni sera a fare per 6 ore consecutive l'amore sul tram. Dico per 6 ore consecutive, propongo una soluzione. Volessimo fare un numero donna. Occhio, questi matti mi sa squadra. Dottoressa, ma che consigli sono? Piuttosto, veniamo ad altri casi che lei nei giorni scorsi ha preso in cura. Prego, preso? In cura! Ma che peccato! Allora, forse. Sì, a lei devo dire uno di stamattina proprio, guardi, prima di venire qui, un paziente davvero bizzarro. Bizzarro? Sì, peggio di lei, sì, proprio bizzarro. Mi ha detto, dottoressa, mi sento una scimmia. Addirittura una scimmia. E lei? E beh, che cosa gli ho potuto dire? Io ho semplicemente detto: caro amico, caro paziente, guardi che a volte lo stress provoca brutti scherzi. Volesse una banana? Ma come una banana? Non te ne vengo mussolino, che buh. Ma dottoressa, ma così lei perde i pazienti? No, i pazienti tengono la pazienza che mi manca. Alla prossima puntata con la dottoressa Simona Frode. Se non ci giurano prima. Ah, che mal di piedi che ho. Salve. Salve. Signorina, per caso ha visto Lucio Pieri, Luca Sepe? No. Tu capace di chiappà? Ma che le canavani? Ma voi state sempre qua? Certo, sono la soubrette. La soubrette di uno spettacolo di beneficenza? Sì, dipende però. Da che cosa? Se fate un'opera di bene. Ci mancherebbe altro, vi faccio un breve, sto qua per questo. Come vi posso aiutare? Fatemi un massaggio.
al piede. Ma chi? Voi. Gli faccio fare un massaggio al piede a voi? Sì. Ma state buono da capo voi. Ma quello l'ha fatto anche Gesù. A chi? Agli apostoli. Gesù, agli apostoli, ce la vai, Piero, non è che sono stato a massaggiare i piedi. Voi siete sempre fieri della vostra ignoranza. Ridete, ridete, che bello, ridiamoci su. Gesù, che massaggio vuoi bene. Continui, Maronna Santa. Signore e signori, siamo giunti al momento più bello del nostro spettacolo. La sigla finale. No, signore. La pubblicità. È arrivato il momento della nostra soubrette. Signore e signori, ecco a voi Lisa Fusco. Spettatori di Non c'è un euro show, nella nostra trasmissione si sa, non c'è un euro. Ciò nonostante non ci siamo voluti privare delle star internazionali che ogni sera ospitiamo qui, e questa sera siamo andati a prenderne una direttamente dall'altra parte del mondo, dalla lontana India. Ecco a voi l'ultimo dei fakiri, Babalucius. Babalucius, direttamente dall'India, direttamente.
parte troppa direttamente. Babalugius, l'ultimo dei fakiri, guardate, guardate, sta già ipnotizzando. No, ma sto sciogliendo in tuo culo, tengo un ruolo stamattina. Mi sono permesso di prendere degli appunti. Io mi permetterei di appuntarti in faccia al muro. Se non erro, Baba vuol dire persona rispettabile. Rispettabile, così combinato. E Lucius invece è il suo nome. A proposito, mi perdoni, la scorsa puntata abbiamo ospitato il mago Lucius. Lo conosce? È un parente? Cugini. Da piccolini eravamo molto legati, poi ad un certo punto l'ho perso di vista. E come mai? Cosa è successo? È sparito. Fu mag. Lucius, leggo dalla sua scheda che lei ha stupito l'Europa con i suoi numeri eccezionali. A Vienna ha ingoiato un serpente vivo, a Parigi ha mangiato dei chiodi e a Londra ha addirittura mangiato del vetro. Qui a Napoli cosa mangerà? O fegato. Casi curmo magno o fegato. È l'alternativa a capa tua, ha già ancora deciso. Per essere un vero fakiro sappiamo bene che bisogna subire delle mortificazioni corporee. A lei è mai successo? È più mortificazione che sto, frato mio bello. Allora, leggo qui che il fakiro è una asceta che sopravvive solo grazie alla meditazione. Vive in povertà, patisce la fame, affronta con pazienza ogni giorno dolore e privazioni. Come si arriva a tutto questo? Basta che nasci a Napoli, sicuro fai un fakiro. Ma lei lo ha mai ipnotizzato un serpente? No, però una volta ci ha ipnotizzato una zoccola, va bene lo stesso. Che cosa ci può dire dello yoga? Che non zucca i frutti. Ci risulta che il fakiro Amret Giribaba ha tenuto per 12 anni un braccio sempre alzato e che un altro suo collega fakiro ha tenuto 4 anni la gamba sempre alzata. Lei è mai riuscito a tenere qualcosa alzato per così tanto tempo? Sì, sì, diciamo di sì. E per quanto tempo? 5 anni. No, 5 ore. Ma 5 ore mi sembrano un po' poche, però, Dipende da che cosa ci hai alzato. Questa sua performance è data dall'effetto dell'ipnosi? No, era data dall'effetto del Viagra. È vero che lei, per raggiungere lo stato di asceta, ha dovuto percorrere una lunga strada della meditazione? Non lo so, però mi ricordo che per arrivare alla spiaggia di Ascea ho dovuto percorrere una strada lunga e piena di deviazioni. Lei è pratico di Estense? No, però mia sorella è pratica di extension, fa la parrucchiera. Ma che c'è zic? Extense è il termine che si usa per definire chi si esibisce in pubblico in pratiche di sopportazione del dolore. Ah, e allora sono pratico pure io perché mi sto esibendo in pubblico e sto sopportando. E il dolore? Che lo tu faccia di tra poco, appena fronteggio stai a cuore, non ti preoccupare. Faccia il fakiro serio, lei ha mai ipnotizzato qualcuno con la sola forza del pensiero? No, però una volta ho stupidiato la mia ex fidanzata con la sola forza dell'alito. Abbiamo mangiato pesante. Qual è il suo rapporto con Yagi? Non me ne parla proprio, appena ne vengo svengo. Adesso basta, Babalucius. Ci faccia un numero. O scende Trilis, così ci salva Mustino sto proprio. No, signore. Faccia lievitare qualcosa. Lei cosa sa far lievitare? E casa Dio. No, invece no, faccia lievitare me. Beh, più o meno la stessa cosa. Siete tutti e due pesanti e vi piazzate proprio coppo stomaco. Mi faccia lievitare, mi faccia andare su. Ma facciamolo all'incontrario. E cioè? Ti faccio andare giù, ti è tappaccio. Senta, facciamo una cosa. Mi faccia un numero di pirobazia. E che? Pirobazia. Hai capito solo mia zia? Pirobazia significa camminare sui carboni ardenti. Ovvero, ma fossi... Forza, di che cosa ha bisogno? Vuoi che croce 3 euro in after e rubare stiva la bombiera? Oh mio Dio, faccia presto, generi il fuoco che lei lo sente il fuoco. Come, fuoco è andato? Coraggio, aliti, su, aliti. Ma sei sicuro, a riguardo dell'ex innamorata mia? Aliti. Mamma mia, c'ho combinato. Luca, signore, allora, che mio conduttore, aspettate. Ma signore, il mio conduttore, Luca. Voi state ancora qua? Stiamo aspettando la scena dell'inferno. È stata tagliata la scena dell'inferno. Voi due andate direttamente in paradiso. In che senso? Ad Amuri. È senza paga e rimborso spese. È senza giustino. Allora, ragazzi, dobbiamo registrare la fine della puntata. Tu Va sei bene, pronta? Prontissima. Luca, vieni qua. Voglio una telecamera solo per me. Ma dai, vieni qua. Ho detto che voglio un'inquadratura solo per me. Via Dubic. Vabbè. Non lo so. Signore e signori, termina qui la puntata di Non c'è un euro show. Alla prossima, ad attendervi come sempre la nostra splendida soubrette Lisa Fusco. Grazie. E il nostro Lucio Pierri. E Luca Sefe. Che è creatura. Chi sa nasconde solo per paura, o peggio ancora perché è troppo sola. Perciò cammino sotto sotto muro senza soggirare. Chi sa nasconde per chiarata tanta, e mai rimasto con cuore vacanta. Questa terra non ci stanno
santa, senti poca ta. Chi sa nascon, sa vaga non è mai o turno. Non parla, chi sa nascon, e voto sai se metto scorne e ti chiama. Chi sa nascon è perché ha fatto male, io so la brucio come fosse sale. Troppe ferite aperte il tuo cuore e non ne passa nada. Mi sa nasconde un sorriso muto e ti fa male sta bocca cosuta. Non può lucrare, non può cercare un aiuto, manca lo papà. Mi sa nasconde, sa vaga non è mai ore, sa dormire. Mi sa nasconde, pure che cancella verso non sape lui. Chi sa nasconda, non sei mai scordata un angelo chi è. Chi sa nasconda, mi foto sa nasconda, questa insieme a te. Paura, o peggio ancora perché troppo sola, perciò cammino sotto sotto ora, senza se girare. Non c'è un Euro Show.